La notizia che ci dà oggi Gianluca Di Marzio sulla Juventus è molto interessante, parecchio interessante perché si parla di un giocatore che chiaramente ormai è fuori dai progetti Juventus e che può portare attraverso la sua cessione a un altro acquisto. Scopriamo tutto perché c'è tanto di cui parlare oggi. Io prima vi ricordo di supportarci perché è un'estate piena di contenuti, piena di novità in ambito calciomercato Juventus. Si stanno aprendo nuovi scenari anche per quanto riguarda altre situazioni di mercato e quindi mi raccomando, iscrivetevi per essere sempre aggiornati sul mondo del calcio. Inoltre vi ricordo del nostro secondo canale FC Media TV, iscrivetevi anche lì perché lì arriveranno tanti contenuti, soprattutto da quando arriverà il campionato. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche là. E allora, è una Juventus che si guarda intorno, cercando di capire come si evolverà il nuovo centrocampo della Juventus e cerca di capire anche come poter sopperire all'assenza per qualche settimana in realtà di Paul Pogba, che abbiamo detto si è fatto male, operazione in arrivo per lui probabilmente. Comunque è una Juventus che dovrà trovare una soluzione. Una soluzione però si sta trovando anche in ottica cessioni, perché il Valencia si è fatto avanti seriamente, secondo Gianluca Di Marzio, per Arthur Melo, giocatore brasiliano che ormai non è neanche partito alla tournée con la Juventus perché chiaramente fuori dal progetto Juventus e perché con Allegri. Lo dicevamo dall'anno scorso, il rapporto non poteva che essere del genere, cioè è dallo scorso anno che vi dico, Allegri con Arthur non andrà minimamente d'accordo, perché è un giocatore che tocca troppo il pallone, che verticalizza poco e che tende più al passaggio indietro che al passaggio in avanti. Questi tre aspetti insieme portano Arthur a essere il centrocampista meno indicato per il centrocampo della Juventus di Allegri, perché Allegri preferisce un giocatore più strutturato e Arthur è troppo piccoletto per stare nel centrocampo della Juventus, preferisce giocatori che guardano sempre avanti e Arthur, come vi dico spesso, tende a eludere la pressione avversaria con un giro su se stesso per appunto saltare l'uomo e tende molto spesso a fare il passaggio in orizzontale e non in verticale. Di questo porta un Arthur non nei piani della Juventus. Secondo Di Marzio, tra il Valencia e la Juventus ci sono stati contatti nelle ultime ore. Il Valencia si è inserito prepotentemente per l'acquisto di Arthur Melo, il centrocampista brasiliano arrivato nel 2020 dal Barcellona in quello scambio con Pjanic che già da allora non aveva convinto molti. 66 presenze, un gol, non è mai entrato né nei cuori dei tifosi né tantomeno in quello degli allenatori che lo hanno allenato. Pirlo prima e Allegri dopo. Sappiamo che c'è anche la situazione legata a Ramsey, che probabilmente nelle prossime ore troverà una soluzione appunto per l'uscita, per la risoluzione contrattuale. La Juventus con questi due addii fondamentalmente si libererebbe di due ingaggi pesantissimi, perché 7 milioni più bonus per Ramsey, 5 milioni per Arthur. Stiamo parlando di altri due ingaggi, oltre a quelli di cui abbiamo già detto, dei De Ligt, dei Dybala, dei Ronaldo lo scorso anno, dei Bernardeschi e compagnia, che potrebbe alleggerire di molto appunto il monte ingaggi della Juventus. Il gallese è stato in prestito ai Glasgow Rangers, che non hanno però rinnovato il suo prestito, e quindi la Juventus a questo punto, secondo Di Marzio, liberandosi di questi due, quindi Arthur al Valencia e Ramsey verso la risoluzione contrattuale, ecco, questi due arrivi potrebbero spingere la Juventus ad andare forte su Leandro Paredes, giocatore argentino, regista argentino di cui abbiamo parlato tante tante volte, è in Francia dal 2019, ma ha giocato anche in Italia, nel Chievo, pochi se lo ricordano al Chievo, ma fondamentalmente ce lo ricordiamo per l'esperienza all'Empoli e alla Roma. Stiamo parlando di un giocatore che in Serie A, quindi c'è già stato, conosce l'ambiente, ma soprattutto è grande amico di Angel Di Maria, un giocatore che quindi arriverebbe per dare equilibrio a questa Juventus. E credo che la soluzione Paredes possa essere ancora più indicata proprio ora con l'infortunio di Pogba. Perché? Avevamo detto di una Juventus che stava ragionando per un centrocampo a 3 molto strutturato, con Locatelli davanti alla difesa, con Pogba e con un'altra mezzala che potrebbe essere o Zaccaria o McKennie. Ma nell'idea di Allegri c'è quella di avanzare un po' il raggio d'azione di Locatelli per il posto a sinistra, fondamentalmente, perché quello a destra, o meglio a destra, perché quello a sinistra è di Pogba e non si tocca. Ora però l'infortunio di Paul Pogba mette tutto di nuovo in discussione, perché c'è ancora più bisogno di Locatelli lì in quella zona di campo, c'è ancora più bisogno di Locatelli come mezzala a sinistra piuttosto che davanti alla difesa. E quindi nell'idea di Allegri in questo momento di mercato c'è: parla con Cherubini e la soluzione è liberatemi di Arthur e Ramsey, che sono chiaramente due superi,
tratteniamo a terra Vio e cerchiamo di prendere Paredes. Questo cosa vorrebbe dire? Avere Paredes davanti alla difesa, fisso. Avere Fagioli davanti alla difesa come alternativa a Paredes. E come mezzale la Juventus avrebbe Locatelli, Rabiot per quanto riguarda l'out di sinistra, andando a coprire l'assenza per due mesi di Pogba, e a destra potesse alternare McKennie e Zaccaria. Quindi saresti ipercoperto, ricordandoci sempre che c'è l'incognita Miretti, che è un giocatore che probabilmente, cioè, potrebbe rimanere, però occhio, perché ancora non è detta l'ultima parola. Tra l'altro attenzione, perché in queste settimane Max Allegri nella tournée estiva sta provando come mezzala a sinistra al posto di Pogba Mattia Sulè, giocatore che solitamente gioca nella fase più avanzata da trequartista o sicuramente da esterno, adesso a sinistra. Questo ruolo di mezzala a sinistra francamente non ce l'aspettavamo e credo che sarà una soluzione prettamente estiva. Perché vi dico questo? Perché Mattia Sulè ha una struttura fisica troppo esile secondo me per giocare in quel centrocampo, e quindi in generale nel centrocampo, ma soprattutto in particolar modo nel centrocampo di Allegri, che deve essere ben strutturato. In questo momento quindi Allegri vorrebbe giocare con Paredes davanti alla difesa per avere equilibrio e solidità, per pulire quei palloni che si sporcano in mezzo al campo, e Locatelli nel ruolo di mezzala sinistra al posto di Pogba in questo periodo in cui chiaramente lui non ci sarà, per avere un doppio play. Perché Allegri, che se ne dica, la qualità a centrocampo la vuole fisicità, ma la vuole abbinata alla qualità, e vuole quindi che, l'ho detto anche in conferenza, dobbiamo dominare il gioco. Dominare il gioco vuol dire avere più il pallone tra i piedi. Avere più il pallone tra i piedi vuol dire, questo richiede della tecnica. Se tu a centrocampo hai gente come Rabiot e Bentancur, tenere troppo il pallone diventa complicato. Se tu hai gente come Locatelli, Paredes e Pogba, diventa più facile. E quindi la soluzione per la Juventus in questo momento è questa. Cioè, prima di tutto la cessione dei due esuberi, perché sono due esuberi, Arthur e Ramsey. Il problema però qual è? Che l'acquisto di Paredes è legato strettamente alla cessione di Arthur e di Ramsey. Cioè, queste due cessioni, una è una risoluzione contrattuale, l'altra vedremo la formula, comunque sono fondamentalmente necessarie per l'acquisto di Paredes. Quindi questa soluzione è strettamente... cioè Paredes è messo lì che aspetta, diciamo, perché lui credo che abbia già detto di sì fondamentalmente alla Juventus. Però un'operazione strettamente collegata alle cessioni, perché? Perché il centrocampo della Juventus è veramente in tanti in questo momento. Cioè sono troppi giocatori in questo momento nel centrocampo della Juventus, quindi qualcuno deve uscire. E siccome sono tanti, ma con ingaggi importanti, non è che stiamo parlando di giocatori da 1 milione di euro, quindi mal che vada te lo tieni. Ramsey guadagna 7, Arthur ne guadagna 5. Stiamo parlando di 12 milioni di euro di ingaggi tra le mani per due giocatori che sono totalmente due superi, che non sono neanche con la tournée in America, quindi per farvi capire. Ed è per questo quindi che prima va risolta questa situazione, però secondo Di Marzio ci siamo, perché il Valencia potrebbe essere una soluzione interessante per Arthur, che cerca minutaggio per la nazionale, e Ramsey è da tempo ormai un giocatore fuori dal progetto bianconero.